Io voglio dire una cosa e darò un'unica risposta alle molte sollecitazioni ricevute. Personalmente, come uomo, ho diverse paure. Penso a una malattia di un figlio o all'incertezza del futuro. E ciascuno di noi ha paure. L'unica cosa che noi sicuramente non ci intimorisce è andare al voto in qualsiasi momento. Il Movimento 5 Stelle non ha mai paura di chiedere il parere agli elettori. Mai! E guardate, la proposta di calendarizzare la mozione di sfiducia domani, noi l'abbiamo criticata per diversi motivi, innanzitutto perché è uno sgarbo istituzionale nei confronti di un Presidente del Consiglio che è ancora Presidente del Consiglio di questo Paese. Lo ritengo anche irricevibile perché domani è la giornata in cui si celebra il primo anno della tragedia del Ponte Morandi. E noi dovevamo avere in quest'Aula un dibattito sulla revoca delle concessioni che il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente Di Maio e il Vice Presidente Salvini si erano impegnati a fare, e non la discussione sulla mozione di sfiducia. Questo doveva esserci in quest'Aula domani. E per ultimo, però, io credo che il Ministro Salvini ha tolto qualsiasi valenza politica al dibattito in corso, perché la proposta di votare alla Camera immediatamente la prossima settimana o nei prossimi giorni la quarta lettura della riforma costituzionale che porta a tagliare 345 parlamentari è possibile esclusivamente se domani non viene votata la sfiducia al governo, perché altrimenti non è proprio possibile procedere in quella strada. Quindi io mi aspetto che venga ritirata la proposta del Presidente Romeo, che venga ritirata. In alternativa, ovviamente, noi voteremo contro a tutte le modifiche del calendario e continueremo con la proposta di fare aula il 20 con le comunicazioni del Presidente del Consiglio. Grazie.